Siamo la classe seconda B del liceo classico Benedetto Marzolla di Brindisi. Siamo in totale 25 alunni e negli ultimi mesi ci siamo accostati allo studio della letteratura italiana e in particolare nelle ultime settimane abbiamo iniziato lo studio della figura di Dante. La nostra classe ha studiato alcune liriche di Dante, tra cui le rime giovanili e la vita nuova. Tra le rime giovanili abbiamo le rime non contenute nella vita nuova, come per una ghirlandetta dedicata ad una certa Fioretta e l'attenzione con Forese Donati. E adesso la classe presenterà un'opera composta da Dante, la Ballata, che non fa parte della Vita Nova ed è un'opera scritta per una donna chiamata Fioretta. E alcune compagne presenteranno un'analisi stilistica e tematica di quest'opera composta tra il 1283 e il 1307. La ballata per una ghirlandetta appartiene alle rime giovanili di Dante, le quali costituiscono la sua prima produzione lirica ed hanno come tema centrale quello dell'amore, per Beatrice ma anche per altre donne, che fa soffrire o gioire l'innamorato. Nelle rime giovanili si può osservare come il rapporto fra Dante e l'amore fosse profondamente diverso, più terreno, meno spirituale, rispetto a quello che egli svilupperà in seguito in altre sue raccolte come nella Vita Nuova. Esse presentano poi inoltre molti tratti caratteristici dello stil novismo, in particolar modo di Guinizelli e di Cavalcanti, che hanno aiutato Dante nella sua formazione di poeta. Per una ghirlandetta è una delle ballate scritte da un giovane Dante e tratta dai suoi componimenti che prendono il nome generale di rime. Questa poesia, molto in sintesi, diciamo, ci mostra un Dante diverso da quello che siamo abituati a studiare e a prendere in analisi, poiché comunque, essendo molto più giovane e fra virgolette più acerbo rispetto al solito, si distacca dalla figura che prende in esame della donna Angelo, che lo contraddistinguerà per tutto il corso dello stil novismo, ma bensì prende in considerazione una bellezza molto più terrena, più fisica della donna stessa, mostrandoci però anche quanto egli riesca ad attribuire importanza ad ogni suo particolare. Come espresso poc'anzi, appunto, si tratta di una ballata, ovvero un componimento poetico che nel Medioevo e soprattutto negli anni di Dante riusciva a far esternare ai poeti l'amore incondizionato che si provava nei confronti della donna. Solitamente le ballate sono costituite da versi endecasillabi e spesso sono misti a settenari. Ognuna di queste ha un numero variabile di strofe, o chiamate anche stanze, ciascuna delle quali è preceduta da uno stesso ritornello che viene chiamato anche ripresa. In questo caso, per una ghirlandetta, si compone di tre versi settenari nella parte della ripresa, cioè del ritornello, e successivamente a quest'ultima abbiamo tre strofe di sette versi per ognuna. Facilmente riconoscibile è il linguaggio leggero che usa il nostro Dante, che riporta immediatamente appunto ad una figura dell'uomo molto più giovane rispetto a quanto si vede per esempio nella Divina Commedia, anche nella Vita Nova, quindi comunque a opere molto conosciute. Però, per esempio, vediamo come il poeta si destreggi soprattutto con l'utilizzo delle parole, attribuendo a quest'ultime un significato molto più profondo che non si ferma appunto all'unico significato della parola stessa, creando dei veri e propri giochi. E lo si può notare nel nome che, per esempio, attribuisce alla donna che è protagonista di questo componimento, ovvero Fioretta, utilizzando una figura retorica che era molto utilizzata dai poeti del tempo, che era chiamata Senal o semplicemente pseudonimo, per cui appunto veniva attribuita dalla donna non proprio il suo nome originario, ma bensì quello che il poeta voleva esprimere nei suoi confronti, diciamo un messaggio particolare che il poeta voleva dare. Parlando di rime, invece, abbiamo uno schema a rime incrociate secondo l'ordine X, Y, Z, AB, AB, BY, Z, che rende diciamo, la ballata facilmente scorribile, molto da leggere anche grazie al tipo di vocaboli utilizzati e che ho descritto in precedenza. Certo è che questo componimento è ricco di particolari della poetica dantesca, come può essere appunto l'attribuzione di significati molto profondi agli elementi, come la corona di fiori che è indossata dalla donna o addirittura l'affiancamento a quest'ultima di un angelo da parte di Dante. E per parlare di ciò è bene scendere nell'analisi molto particolare del testo stesso. Per una ghirlandetta che io vidi, mi farà sospirare ogni fiore. I vidi a voi, donna, portare ghirlandetta di fior gentile, e sovra lei vidi volare un angiolè d'amore umile.
e il suo cantar sottile dicea: chi mi vedrà lauderà il mio Signore. Se io sarò là dove sia fioretta mia bella, allor dirò: la donna mia che porti in testa i miei sospire, ma per crescer disire mia donna verrà coronata d'amore. Le parolette mie novelle che di fiori fatto han ballata, per leggiadria c'han toltelle una vesta ch'altrui fu data. Però siate pregata, qual uomo la canterà, che li facciate onore. Interessante in questa lirica è sicuramente l'utilizzo che Dante fa della simbologia. Il fiore intorno al quale ruota un po' tutta la poesia simboleggia innanzitutto la bellezza terrena della donna, in grado di far sospirare Dante alla sua vista. La ghirlandetta che indossa Fioretta viene definita poi una ghirlandetta di fiori gentili, delicati, proprio come è delicato il suo animo. I fiori qui dunque simboleggiano non più una bellezza puramente fisica, ma anche spirituale, e diventano simbolo di cuor gentile. L'immagine del fiore quindi esprime perfettamente ciò che la visione di questa donna genera in Dante, questo rapporto conflitto fra il corpo e l'anima, fra le passioni terrene e la devozione a Dio. Anche la scelta del nome Fioretta come donna protagonista di questa ballata non è affatto casuale, ma ancora una volta ritorna, proprio come accade con il nome di Beatrice nella Vita Nuova, il simbolismo dei nomi. Secondo Dante, infatti, perfettamente in linea con quelle che erano le teorie medievali, i nomi non sono etichette convenzionali, ma recano traccia dell'essenza delle persone che designano. Dante dunque, chiamando la donna Fioretta, vuol mettere in evidenza la sua bellezza sia esteriore ma anche interiore. La figura della donna dunque in questa ballata si discosta da quella di donna angelo che caratterizza la maggior parte delle liriche dantesche, a favore di una donna descritta nella sua concreta umanità e alla quale affianca delle qualità più terrene. Ella è uno strumento dell'amore, ma non è l'amore. Ciò che rimane di divino è proprio l'amore in sé, che aleggia sotto forma di angioletto sulla sua testa e che lei, in quanto donna gentile, è in grado di trasmettere. Ed è proprio questa concezione della figura femminile che si può notare la contaminazione stilnovista presente in questa poesia, la quale vede la donna come uno strumento dell'amore e dell'elevatezza morale, che si traduce in contemplazione e lode delle sue virtù beatificanti, proprio come accade in Guinizelli. Di natura stilnovista è anche il rapporto che vi è fra anima e corpo, fra la bellezza fisica ed interiore, che si presentava come uno dei maggiori problemi teologici del tempo affrontato dagli stilnovisti e con il quale Dante si relaziona proprio attraverso questa ballata. Dante descrive l'esperienza amorosa tramite l'immagine dei fiori sospiri, che simboleggiano la bellezza interiore ed esteriore della donna e il desiderio che essa provoca nel poeta. Sulla linea di quanto il poeta esprime anche nella Vita Nuova, questa lirica in particolare è un gioiello di raffinatezza e di leggiadria.